primo tempo Gunners contro Telecronisti, risultato di 2-1 per i Gunners. Chioime ha segnato il gol che vi ha portato in vantaggio, l'avete ricevuto diciamo l'1-2 degli avversari. Cosa si deve fare nel secondo tempo? Dobbiamo continuare a provare a giocare come abbiamo fatto all'inizio. Gli ultimi minuti sono un po' disuniti. Speriamo che possiamo mettere un altro pallone dentro e portare a casa la finale. Grazie, in bocca al lupo. Andiamo da 4-1 dei Gunners. Rosario, 2-1, virtualmente siete in finale al momento. Sì, ma la partita è ancora lunga, quindi dobbiamo lottare ancora e sudarcela, però ci metteremo il cuore come sempre. In bocca al lupo, il secondo tempo. Ci vediamo dopo, il Gunners contro Telecronisti. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della semifinale del semifinale di Super Sunday tra Telecronisti e Gunners. Vincono i Gunners 4-3, alla mia sinistra migliore dei suoi Achille Serna, alla mia destra migliore in campo De Gregori. Achille, partiamo da te. È un po' da mare in bocca per l'infortunio a freddo, a 5 minuti dall'inizio. E poi diciamo che sul 4-2 ci dovete credere prima. Sì, è stato un peccato a livello personale, perché ovviamente una semifinale puoi giocare al 100%, giocare senza praticamente il sostegno di una gamba che poi è la mia preferita, che è il destro, ovviamente rende tutto più difficile. Dispiace perché ci abbiamo comunque creduto, il gol alla fine, il minuto di recupero ci ha dato la speranza, e faccio i complimenti al portiere che ha fatto una parata che difficilmente vedremo su questi campi, perché la palla è tornata in porta e è riuscita a toglierla. Che ci ha liberato al mini calcio di rigore. Misernia, non siete riusciti a replicare la finale dell'anno scorso, anche se comunque in finale ci sono rimasti mai una gioia. Sì. Quindi poteva essere un rewind. Sì, poteva essere una bella rivincita. Dispiace perché penso che specialmente il secondo tempo ce la siamo giocata veramente bene, abbiamo avuto tante occasioni, un salvataggio non solo le sue parate, anche un salvataggio a porta vuota di un loro difensore che ha reso la loro partita più agevole. Assolutamente, vuoi dedicare la prestazione a qualcuno? La dedico alla squadra che comunque ce l'ha messa tutta e esce a testa alta. Un saluto, spero di rivederti al prossimo. Gregorio, passiamo a te. Ho voluto terminare perché sincero, un portiere così in una semifinale non l'ho mai visto. Grazie. Il capitano della squadra l'hai caricato fin dall'inizio, poi come ha detto Cernia, quella parata all'ultimo è qualcosa di terribile. Siete in finale come l'anno scorso? Sì, finalmente, perché la volevamo fortemente questa finale. È la terza finale di fila e quindi ci tenevamo con tutte le nostre forze a poter arrivare. Il torneo Super Sunday, ecco, trova in finale la vincente della Super, la vincente delle Sunday e della Sunday. Secondo te come andrà? Ma questo deciderà il campo, io non faccio pronostici per scaramanzia. Però voglio dire che se noi giochiamo come abbiamo giocato questa sera in altre occasioni, abbiamo dimostrato la forza del gruppo, perché questa squadra ha un gruppo eccezionale. Possiamo arrivare a... Senti, vuoi dedicare la tua prestazione a qualcuno? Dedico la mia prestazione al nostro capitano che purtroppo è infortunato e sta soffrendo da fuori, e alla mia futura moglie che mi sposo tra meno di un mese. Augurissimo. Grazie. Ciao ragazzi.